Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana a tutti. Allora, qualche settimana fa fece il video molto criticato da molti su Muntari, sul pseudo-razzismo nei confronti di Muntari, quando dissi ormai qualsiasi cosa che si dice e si canta è razzismo, che poi ripeto, bisogna distinguere un coro cantato anche se può essere di cattivo gusto allo stadio, che non è la chiesa, è lo stadio, è una cosa detta al di fuori dello stadio, ma poi ci arriviamo. Mihajlovic in conferenza stampa sabato ha detto che gli è stato cantato un coro che insomma gli dava dello zingaro, in poche parole, perfetto. Ha detto che il razzismo è anche quello e tutte queste cose qui. E poi questo coro gli viene cantato in tutti gli stadi, probabilmente, ma è giusto analizzare e focalizzare tutto solo sulla curva juventina, perché è giusto così. Vabbè, vi invito, ok, ad andare a cercare un certo Arkan, chi era? Vi anticipo qualcosa. È stato condannato nella ex Jugoslavia per genocidio, per varie stragi di guerra, perché lui voleva fare una pulizia etnica. Origine serba. Arkan. Ok, Mihajlovic in alcune interviste di anni fa lo dichiarò come suo amico. Va bene. E sponsorizzò con alcune felpe le tigri di Arkan. E andate sempre in cerca su Google perché là si approfondisce molto meglio. Non posso stare qua a farvi storia. Vabbè. Insomma, Mihajlovic parla di razzismo quando una curva gli dà dello zingaro. Dopo un atteggiamento abbastanza. Va bene, lasciamo stare. Quando lui sponsorizzava e si dichiarava amico di uno che ha fatto stragi, stragi, proprio perché voleva fare una pulizia etnica. E se quello non è razzismo, va bene. Tralasciando questo, l'altro è Ljajić, va bene, che anche lui fa la morale, ha scritto, non so se è la sua pagina ufficiale, ma sembra di sì. Ha scritto questo gol lo dedico in poche parole a quei tifosi senza palle che mi hanno dato dello zingaro a fine partita. Altro qua, fenomeno. Dice che i tifosi sono senza palle, però il gol che qua nessuna televisione l'ha fatto vedere. Ok, fosse stato uno dei nostri a fare il gesto dell'ombrello ai tifosi avversari, chissà quanti ne avrebbero parlato. Va bene. Perfetto. Ljajić ha fatto il gesto dell'ombrello alla tribuna juventina. Tu non hai le palle, perché se la curva sud ti ha cantato, ti ha dato dello zingaro, tu dovevi andare sotto la curva a fare il gesto dell'ombrello, ma sapevi che non era una buona cosa da fare, perché sei senza palle. Allora è inutile che dai senza palle ai tifosi, se poi sei te il primo a fare il gesto dell'ombrello al settore più tranquillo dello Juventus Stadium. Va bene. Tralasciando questo, perché veramente sono cose. Tornando sul caso Muntari, c'è stata una trasmissione. Una televisione, un canale in poche parole, che oltre a portare avanti, diciamo, le guerre contro il razzismo proprio ai danni di Muntari, ma anche contro i cori Lavali col fuoco, ai cori contro il razzismo in generale. Poi sabato abbiamo visto questa cosa brutta. E qua, infatti, io dico, quando si parla di razzismo, non bisogna parlare di razzismo dentro lo stadio. Che può essere di cattivo gusto, ma non è razzismo quello, è un pretesto per attaccare il pezzo di merda del giocatore che si sta comportando male. Altra cosa è il razzismo fuori dal campo, quello detto ai microfoni, quello detto a mente fredda, quello che veramente si pensa. E come sappiamo tutti, in Rai è successo che negli auricolari di Benatia gli è arrivato un marocchino di merda. Un insulto dallo studio Rai. Ieri, anche qua, comunicato ufficiale della Rai che ha detto non siamo stati noi, perché ci sono state delle interferenze. Comunicato ufficiale della Juventus che ha risposto subito a questo. Il segnale arriva direttamente dallo studio all'auricolare del giocatore, quindi non ci possono essere interferenze di alcun genere. L'insulto è partito dallo studio di Rai Sport, sicuramente è stato un tecnico di Rai Sport, e
e loro si lavano le mani così e cercano di pararsi il culo. La cosa proprio che deve far riflettere è che le trasmissioni che fanno il moralismo sul razzismo, su discriminazioni e quant'altro, poi hanno per primi questi tecnici qui. Va bene, uno che dà del marocchino di merda a Benatia, che poi Benatia non è uno che si comporta male, non è uno che fa lo stronzo, perfetto. Posso capire, ripeto, anche se comunque in trasmissione e in TV non bisognerebbe mai dire certe cose, posso capire su un giocatore che è un coglione, però su Benatia, su altri giocatori che adesso non nomino solo quelli della Juve, ma anche di altre squadre che non si comportano male, certi insulti sono gratuiti. Questo volevo dire in questo video, semplicemente vedete la disparità, ma proprio anche sul caso Benatia, leggete giornali, telegiornali, nessuno, niente, nessuno ne parla perché è un giocatore della Juventus, fosse stato un giocatore di una qualsiasi altra squadra, e non faccio nemmeno i nomi, soprattutto in Rai, c'erano titoloni di giornali ovunque, ne avrebbero parlato tutti. Questa è la verità. Cioè, qua si fa anche distinzione di squadra qua, su un gesto, su un'offesa grave che non dovrebbe valere il discorso di squadra. Altri moralisti, sia nel web, sia in TV, che hanno fatto o video o hanno parlato del caso Montari, non parlano del caso Benatia. E questo vi fa faziosi, perché questo significa che voi siete faziosi, ridicoli e incoerenti. Punto. Non serve che vada avanti ancora. Buona giornata a tutti e fino alla fine. Forza Juventus.